Bene, buonasera a tutti. Siamo qui perché in occasione della scomparsa del professor Severino abbiamo deciso di fare questo video e farci guidare da qualche domanda. Quindi Giuseppe, io inizierei subito con la prima domanda. Nel nostro tempo, che cosa significa fare filosofia? Prima di rispondere in maniera, come dire, soprattutto sincera e franca, vorrei spiegare, vorrei cercare di spiegare che cosa significa per me, perlomeno, l'espressione nostro tempo, e cioè, non tanto quello che noi viviamo quotidianamente, ma l'insieme, quello che Hegel chiamerebbe il concreto, ovvero l'intero, che è la situazione generale, globale, cui noi costantemente dovremmo fare riferimento per comprendere lo stato delle cose, anche del particolare, il guicciardiniano particolare, in questo caso, deve lasciare il posto al più machiavellico senso generale del contesto, del nostro contesto, del nostro mondo storico, del nostro mondo culturale, subculturale, paraculturale e anche della dimensione nella quale, ovviamente, quotidianamente, quell'astratto hegelianamente inteso, Che nel linguaggio comune sarebbe l'esperienza concreta della sarebbe persona. se il famoso linguaggio comune, sarebbe la famosa esperienza concreta della persona che non conta assolutamente nulla sul piano filosofico, se non in una proiezione nell'insieme. Insieme che è sempre sfuggente, ovviamente, complesso, e sono tutti livelli di complessità che vanno indagati allo scopo di comprendere la direzione nella quale siamo instradati, quindi lo scopo in realtà che ci guarda da un orizzonte del quale spesso non intravediamo i confini. Ora, il problema di questo nostro tempo è quello di capire che gli slogan o le definizioni confezionate non hanno più valore, non contano più nulla. Se dovessimo definire il nostro zeitgeist in qualche modo, potremmo usare qualunque parola comodo, globalismo o che ne so, decadenza, confusione e quant'altro, oppure delle espressioni più ottimistiche che però non darebbero il senso della molteplicità di dimensioni nella quale ci troviamo immersi. Poi che ognuno si crogioli nel suo particolare, che si senta soddisfatto, che si senta protetto, che si senta garantito da chissà quali strutture o apparati, e questo è un altro discorso che non conta da un punto di vista filosofico. La filosofia non serve immediatamente a far stare bene, ma a vedere le cose nella loro luce, ecco, far chiarezza tra teoria critica, diciamo così, francofortese, e sapienza, visto che Safes, da cui Sofia, significa vedere con chiarità, insomma, alla luce, ecco, e con chiarezza. Bene, Ma adesso. Ah, scusa. Vai, adesso la domanda vai. Certo. implicava se fare filosofia, e volevo appunto ricollegarmi alla domanda, Sì. perché oggi, più che mai, come si potrebbe dire usando sempre questo uno slogan, oggi più che mai la filosofia è urgente. L'atteggiamento, il porsi interpretando filosoficamente il nostro zeitgeist è Sarebbe un'urgenza, lo spirito del lo tempo. spirito del tempo. Sarebbe, è un'urgenza. Sì. E più che in altre
cioè, in realtà altre epoche, ecco, hanno riconosciuto l'urgenza del filosofare, non se ne sono, non si sono sottratte, non l'hanno snobbata o ignorata, anche se ovviamente la filosofia è sempre stata appannaggio di elite, bisogna entrare dentro la filosofia non è alla portata di tutti, non deve, non può esserlo, non deve esserlo, non avrebbe senso altrimenti la sua, il suo essere è una tecnica per vedere chiaro. La filosofia non è uno scopo, la filosofia è uno strumento ed è lo strumento che ci consente di, dire, in qualche modo salire su un monte. Sapienza, se non altro, per guardare di sotto, per guardare per scrutare un orizzonte, quello che ci circonda, l'orizzonte che ci circonda, e cercare di coglierne il senso, se c'è la verità. Sì, prima di passare alla prossima domanda voglio dirti questo, che se la filosofia non si fa interprete, la filosofia come metodo, come la intendi tu adesso, no? E come si intende la filosofia, non si fa metodo di indagine del reale, non rimane che affidare il mondo a una filosofia che abita l'inconscio dell'umanità e che passa come magari convinzioni condivise, come economia, come modo di produzione. Anche il professor Severino diceva, in questo momento la filosofia che domina il mondo è l'economia di mercato, nel suo aspetto anche nichilistico. Quindi non è che c'è un momento in cui la filosofia non governa o non guida i popoli. Il problema è che quando il popolo non conosce la propria filosofia, ne diventa funzionario, mentre invece quando si conosce la propria filosofia la si può indagare, la si può continuamente porre al vaglio del discernimento, del metodo, della tradizione e magari esserne coscienti. Come diceva Alan Watts, non ci sono filosofi e non filosofi, tutti siamo filosofi, ma il filosofo conosce la sua filosofia e quindi la indaga, ne dubita, la scandaglia. Il non filosofo ne è vissuto e diventa convinzione limitante, diventa visione condivisa. Ti risulta Sì, come? assolutamente sì, intanto hai colto un punto nevralgico della questione, questi due volti della filosofia. Allora, creiamo una piccola mappa per capire di che stiamo parlando e che cosa stiamo dicendo quando pronunciamo la parola filosofia. Per il momento escludiamo la filosofia come storia, quindi la filosofia come storiografia di se stessa, Sì. l'evoluzione o insomma il divenire della riflessione filosofica dal punto di vista della sua vicenda storica. Poi tu hai colto queste due facce del filosofare, una filosofia che si fa. E quindi una filosofia che riflette, che pensa, che crea, potrebbe dire Deleuze, e una filosofia invece di cui tu diventi funzionario, quindi di cui non sei cosciente. Sì. Una filosofia della quale tu non sei l'operatore, ma sei l'operato. Sì. E questa è la più pericolosa, Certo. e forse la più autentica nel senso peggiore del termine. Cioè, nel senso nero del termine, perché quella filosofia irriflessa, incompresa, che ci fa agire, è l'inconscio, dice Severino, l'inconscio del nostro tempo, cioè quella parte sepolta, ma viva, agente, che attraverso di noi pensa, mentre noi ne ignoriamo l'entità. Ora, qual è la filosofia che ci interessa? Ci interessa in realtà entrambe, sia quella conscia, diciamo così, quella Sì. diciamo
lucidamente, che si fa metodo, elaborata, che certo, è metodo, certo, sia l'altra, quella sepolta, quella inconscia, quella che guida il nostro tempo, se vogliamo, quella che rappresenta, che è il vero e proprio zeitgeist, alla fine è forse la più imponente, la più inquietante, quella che sempre Severino chiamava l'errore dell'Occidente, ma ormai errore globale, senza dare un connotato in realtà, come dire, necessariamente moralisticamente o sentimentalmente negativo, perché ricordiamo Severino lavorava sul doppio significato dell'errare, l'errare come vagabondare alla ricerca, quasi echeggiando il concetto di ragione rabonda di Giorgio Colli, e l'errare come errore, come sbaglio, sì, che è una necessità, una, certo, necessità dell'apparire nella dimensione della nostra direzione verso il compimento del nostro cerchio, cioè della nostra esistenza e anche dell'esistenza storica del pianeta e dell'universo o degli universi che si intersecano al nostro, chi lo sa. Il discorso quindi filosofico è estremamente complesso e ha più piani di lavoro. Volevo fare una considerazione sul fatto che, perché stiamo costruendo un modo di dirci le cose, di porgerle, raccontarle, che la famosa distinzione tra analitici e continentali, sì, per cui lo stile continentale, che ha delle caratteristiche che spesso gli analitici o i dilettanti della filosofia analitica o gli pseudo, come dire, seguaci provinciali di pensiero e filosofia analitica disprezzano come continentale, come atteggiamento vagamente poetico, poetante e quant'altro, e cosa che spesso il poetante continentale non fa. Più delle volte il filosofo continentale o lo studioso di filosofia continentale ha un grande rispetto dello stile analitico, delle filosofie del linguaggio e ovviamente soprattutto della logica. E la contrapposizione tra queste due modalità, di questi due approcci del filosofare è sterile quanto stupida, oltre che inutile. Okay. Quindi c'è un possibile dialogo e una complementarietà. Il dialogo esiste, certo, tra queste due visioni. Nel reciproco rispetto. Ignorarsi, ah, e nel reciproco rispettarsi, per carità. Certo. Ma soprattutto ignorarsi, che è anche uno spiarsi, per così dire, perché se studiamo Winfried Sellars o Graham Priest o Brandon Quine e quant'altri, e ciò non toglie che chi, diciamo così, ha assaporato e continua a rimanere immerso nello stile cosiddetto continentale, è lì che si trova nel suo habitat, nel suo ambiente, ed è quello che preferisce, come del resto Agnes Heller ha scritto e ha dichiarato in tal senso. Bene, andiamo avanti. Sì. Allora, la prossima domanda, visto che il professor Severino si è occupato, insomma, del concetto di verità, possiamo dire che posto ha ancora la verità nella ricerca filosofica? Se la filosofia non punta alla verità, non ha alcun senso, non ha scopo. Emanuele Severino ha perseguito una linea di ricerca per tutta la sua vita che potremmo definire tranquillamente, senza doverci vergognare del termine, tradizionale. Se addirittura presocratica, perché ma neanche,
cioè in realtà greca, autentica, occidentale in questo senso, anche orientale, cioè la ricerca di quell'assoluto, di quel definitivo, che è la verità, che è lo scopo di una, che non è una disciplina, ma è una scienza, della filosofia, perché la filosofia, come adesso Severino ha più di una volta ribadito, è quella sapere della totalità, ovvero di quello che ovviamente per la scuola analitica, essendo un concetto vuoto, è il tutto, ovvero la totalità di ciò che è l'obiettivo finale della filosofia, comprenderlo, scoprirne il senso, ovvero la causa finale, il perché è, perché questa cosa è questa cosa. La domanda di Aristotele, perché l'essere è l'essere, che è la domanda dei bambini, alla quale ovviamente nessun adulto, perché questo libro è questo libro, perché Dario è Dario. E a questo interrogativo l'adulto non sa rispondere. Certo. A questo vuole rispondere la filosofia. Bene. Allora ti farei un'altra domanda. Sì. Quali sono le differenze e le somiglianze tra il pensiero di Emanuele Severino e i grandi insegnamenti della mistica di Oriente e di Occidente, anche in relazione alla verità, naturalmente? Allora, sul piano della scolastica filosofica le differenze sono varie ed eventuali. Sul piano invece della sostanza, cioè dei contenuti e dello scopo, anche. Cioè, mi spiego. Ovviamente tutto quello che noi ci diciamo e quello che stiamo dicendo è soggetto, è opinabile, insomma. Sì. Però la tradizione orientale ha una molteplicità di manifestazioni, possiamo andare dalla Cina all'India, al Tibet, al Giappone, all'Iran, se vogliamo, fino ad arrivare più vicini a noi, ai culti pre-islamici dell'Oriente, tra Siria, Palestina, Egitto, tutta la mezzaluna fertile, fino alla rivelazione islamica. Insomma, è tutto un mondo con la sua varietà e molteplicità che punta alla stessa cosa, alla scoperta, all'integrazione e all'evoluzione verso la verità. Che poi la verità venga definita, nominata come Dio in tutte le sue possibili manifestazioni, Brahman, assoluto, Nirvana, Tao, Tao e così via, togliendo a quell'assonanza, a quel suono, la parola Dio, tutte le categorie filosofiche che mi sono state sovrapposte, cioè Dio persona, che è il paradosso dei paradossi, Spinoza, insomma, ha stigmatizzato una volta per tutte questa assurda contraddizione del concetto di Dio, come lo stesso concetto di Dio, ma anche del Dio persona, che è come una sorta di cerchio quadrato, è un processo di antropomorfizzazione puramente culturale. Sì. Che produce questa è un idea punto di Dio. Sì, mentre la che sto dicendo? Mentre il pensiero di Severino si contrappone, pur correlandosi a queste, alla mistica, perché non è un pensiero mistico, ovvero potrebbe avere degli esiti mistici, ma non è un pensiero mistico, perché è un pensiero direi quasi del parossismo razionalista, cioè di un incremento all'ennesima potenza dell'argomentazione fondante di una visione, in questo caso. In realtà
Severino parte da un'intuizione, ma questa intuizione si perde strada facendo nello studio delle sue opere, perché il lavoro di fondazione diventa talmente rigoroso, incalzante, particolare e nello stesso tempo, come dire, ampio, non trovo più aggettivi per definire l'immensità della sua opera, da rendere sostanzialmente vano il tentativo di dargli una connotazione, come dire, di localizzarlo in un concetto, un'immagine. Non puoi e non puoi semplificarlo. Ed ella, se lo semplifichi, è un'ipotesi che da un punto di vista, come dire, dal punto di vista del cosiddetto uomo della strada, diventa un paradosso, un'assurdità, l'eternità dell'essere sé, dell'essente, l'eternità di ogni essente, intendendo per ogni essente non questo libro, Dario o me, ma la totalità di tutto quello che in questo momento state guardando in questa ripresa. E la totalità evenemenziale è tutto quello che è nell'intero contesto che ci accoglie e ci fa. Quindi, voglio dire, ovvero l'intero, tutto questo, come lo spieghi? Come lo racconti? Se non, come dire, da un punto di vista che potremmo immaginare già divino, o collocato in una dimensione di pensiero che non è più neanche quella che Severino persegue, cioè dell'argomentazione serrata, della risoluzione, della soluzione delle aporie e della definizione di teoremi, come nella struttura originaria, una delle opere più prodigiose che siano mai state scritte nel secolo XX. Non vi sono pari, nessun pensatore o filosofo ha mai architettato un impianto teorico di quella portata. Ora, lungi dal voler fare l'apologia di Emanuele Severino, che è il più grande filosofo che probabilmente l'umanità abbia visto camminare sulla terra, e questo non mi vergogno di dirlo, anzi, sono pronto a sfidare a duello chiunque voglia contraddire quello che sto dicendo. Io sono il peggiore, il più insulso degli espositori, o aspiranti espositori del pensiero di Severino. Noi ci stiamo soltanto inchinando a questa forza, come ci inchiniamo ai grandi maestri, come ci inchiniamo a chiunque voglia sapere qualcosa di loro. L'importante è che non voglia sapere qualcosa di noi. No, certo. Non abbiamo niente di bello da dire, no, assolutamente, di noi stessi. E tuttavia Severino è certamente in compagnia di grandi filosofi, di grandi distruttori di tradizioni o di grandi ripropositori. Sono vie, strade che tanto in qualche modo si convergono nello gran mar dell'essere verso lo stesso obiettivo. E io devo dire che quando mi capita di leggere dei filosofi, ad esempio, totalmente estranei pensiero di Severino, io mi trovo delle risonanze, delle assonanze straordinarie. Vuoi dirci qualche nome per chi ci sta ascoltando? Ma potrebbe il nostro pubblico non essere d'accordo necessariamente, ma dal tuo punto di vista. O potremmo in ogni caso razionalizzare l'impressione dicendo che in Severino c'è una grandiosa impresa eclettica che si realizza poi in una articolazione personale dell'oggettività della verità, cioè di un approccio in cui la verità riesce a parlare attraverso di lui, sì.
e in tal testi. senso, attraverso il suo argomentare. E ma, potrei citarne qualcuno, ma non importante. Perché ne dovremmo escludere altri. Sì. Va bene. Poi, allora, sembra brutto. Se vogliamo concludere con una nota di attualità, sì, sempre in ambito filosofico. Allora, la domanda è questa: cosa pensi del fatto che un presidente del Consiglio della Repubblica Italiana sia andato a casa di un filosofo, quindi il professor Severino, per intervistarlo sui grandi temi del nostro tempo, politica, economia, società? Credo che sia... Allora, io non... premetto, non sono un pentastellato, non ho mai votato Movimento 5 Stelle, ma penso, credo, anzi no, penso, che quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato dal professore Emanuele Severino e lo ha intervistato, abbia fatto qualcosa che a nessun Presidente del Consiglio italiano, nessun Presidente della Repubblica, del mondo, di qualunque Stato ha mai fatto. Cristina di Svezia aveva Cartesio, Caterina II di Russia aveva Diderot, Luigi XIII aveva Tommaso Campanella a corte, che gli faceva anche da astrologo, dopo che era fuggito dalle carceri dell'Inquisizione, dopo che era stato scagionato, aveva simulato benissimo una pazzia, tanto da non poter essere più processato, perché gli inquisitori avevano creduto alla follia simulata del Campanella, che poi finisce i suoi giorni alla corte di Luigi XIII a Parigi. E, insomma, vogliamo paragonare Conte a Caterina II o Cristina di Svezia o a Luigi XIII? No, vogliamo semplicemente riconoscere la grandezza e l'umiltà, che è grandezza, di un politico colto alla ricerca di una sapienza, alla ricerca della verità, di uno che conosce non solo il suo mestiere, ma soprattutto sa come comportarsi con la filosofia, con una persona che è un operaio, maestro del filosofare, e lo intervista, lo cerca, e dà un messaggio, così ci regala, ci dona un messaggio culturale di impegno civile, filosofico, politico, che a 360 gradi raccoglie dell'Italia, del mondo, del sapere, l'essenza in una figura di un anziano professore di filosofia che mai nessun politico si è sognato di andare a cercare di ascoltare. È un grande esempio. Un presidente del Consiglio che va ad ascoltare, non è neanche per il fatto di essere andato da Severino o da un filosofo, va ad ascoltare qualcuno. Ed è quello che ci manca, il senso e la capacità dell'ascolto. Questo è un grande messaggio da parte di un politico chiamato a fare la cosa più difficile del mondo, che è governare. Governare l'Italia. Va bene, allora io con questo chiuderei. Ti ringrazio. Grazie a te. Ringrazio a chi ci ascolterà. E ci vediamo al prossimo intervento, alla prossima intervista. Grazie. Ciao.